Allora adesso per fortuna è in Italia, è da noi Alberto Babban, il presidente della piccola industria. E naturalmente siccome abbiamo fatto per questo duetto 7, 8, 10 scalette, tutte riviste da lui, ributtate giù fino all'ultimo, fino a 2 minuti fa, adesso lui va col suo canto libero, che è la cosa migliore. Beh, grazie. Intanto complimenti a questo moderatore che si è scoperto, sì. Una carriera. Grazie, grazie. E grazie a te, perché io non l'ho fatto mai, quindi grazie di questa fiducia. E anche la scusa poi per ringraziare il team che mi ha seguito in questi 4 anni, quindi uno staff eccellente, con un presidente di questo staff, che leggo presidente, il direttore Paparoni e tutti i collaboratori che sono stati veramente eccellenti. E poi una squadra fantastica di vicepresidenti, ma il Consiglio Centrale, tutti quelli che hanno collaborato attivamente, poi abbiamo visto, abbiamo scoperto con gli interventi di Diego, poi forse ne vedremo anche degli certo. altri, quanta energia c'è in questa dimensione più piccola dell'industria che non riusciamo ancora a nominare, ma anche a noi dà fastidio questa idea di essere classificati piccoli. Comunque questi imprenditori che crescono. Beh, allora, hai ragione, sì, qualsiasi cosa tu mi avessi chiesto io probabilmente poi avrei approfittato di quella che è invece il momento, innanzitutto perché è celebrativo, perché 4 anni sono tanti, sono 400.000 miglia fatte in Italia per andare a visitare voi, per stare insieme con gli imprenditori che a me hanno insegnato tantissimo, è stata un'esperienza incredibile, io la consiglierei a tutti, intensa, molto faticosa, però è stata anche la possibilità di riuscire a trovare questo modello di dialogo nuovo e questa comunità che è stata ben citata da Diego, io l'ho vista, c'è. E anche questa forza che noi esprimiamo non è solo il fatturato delle nostre imprese, ma è molto di più, è una potenzialità enorme. Anzi, io in questa Italia non solo ci credo e ci investo in questa Italia, ma io ne vedo una opportunità, io vedo un laboratorio enorme proprio per quello che vorrà il mondo del prossimo futuro. E qui comincio a fare questo passo e questo paragone, perché io non conoscevo perfettamente la storia come l'hai raccontata, però ogni tanto bisognerebbe anche ripassarla, perché i momenti storici insegnano molto. Ci sono poi delle persone che lasciano molto, come Vittorio Merloni, l'hai ben citato, hai fatto bene, perché effettivamente era uno che credeva molto nella piccola. Un tempo era distrettuale la piccola industria, oggi è più di filiera, penso che verrà ripreso questo tipo di concetto, e nelle cose più grandi sono ecosistemi. Però erano situazioni di confine. Qualcosa è cambiato nell'Italia degli anni 80, 90, pre-2000. Era una questione diversa, perché i confini erano quelli italiani e l'internazionalizzazione per noi era andare con il camion a conquistarsi un pezzettino di Germania o di Francia, si arrivava fino a lì. Che cosa è realmente cambiato? Dal 2000, diciamo, possiamo dare come data di indicazione anche per riuscire a comprendere, è iniziato un processo che io già citavo irreversibile, che è la globalizzazione. E quindi gli imprenditori di oggi, nella nuova dimensione, in questa idea nuova di come si interagisce con questo grande mercato, possono essere gli stessi, possono avere lo stesso tipo di atteggiamento. E allora questa idea di conflittualità a volte con lo Stato che poco ci comprende, però dall'altra parte anche con ospiti che ci sono oggi, devo dire che si possono anche iniziare delle collaborazioni fattive, io sono la testimonianza di quanto abbiamo collaborato con il MISE, con il MEF, qua ci sono dei rappresentanti e stiamo facendo cose insieme per riuscire a comprendere questo elemento nuovo, non ce ne sono altri. La tecnologia sarà quello che ci sorprenderà di più, ma il grande vero elemento è che per secoli abbiamo parlato di confini e la cosa che non succede più oggi è riuscire a individuare quali sono questi confini. Nel mondo virtuale, nel mondo digitale non ci sono più, c'è un mondo solo, non ce ne sono due, c'è un mondo solo che scambia dati, compra cose, vende cose. E invece in quello più realistico, quello delle nostre imprese, quelle dei territori, si scoprono che questi sistemi, come diceva Casoli prima, devono diventare più grandi, ma non solo nella dimensione singola dell'impresa, devono diventare più grandi per competere, per agire, per reagire. Allora la scusa che noi abbiamo avuto sempre è quella di aver inserito questa parola innovazione e dovevamo sempre poi anche toglierci dall'inganno che l'innovazione significasse qualcosa di tecnologicamente più avanzato.
E il dialogo che c'è stato in questi 4 anni è spiegare che la tecnologia è qualcosa di stupefacente che evolverà, e poi questa tecnologia ci dà un'opportunità invece di scavallare questi confini. L'impresa non può essere un confine nelle sue dimensioni, l'Italia non può essere confine nelle sue dimensioni di mercato, e questa creazione di ecosistemi che si scambiano poi attraverso questa idea nuova dell'internazionalizzazione, delle competenze, si acquisiscono competenze, contaminano competenze e hanno la possibilità poi di offrire a questa dimensione enorme di mondo, di mercato, è l'elemento di novità. Non ce ne sono altri, guardate che non ci sono altri segreti. E allora non c'è neanche più la piccola dimensione, come non c'è più grande dimensione. Ci sono dimensioni compatibili con quello che succederà tra poco sul mercato, che già sta succedendo e che succederà, e ci sono dimensioni non compatibili. Ci sono dimensioni difendibili e ci sono dimensioni che non contano più. Quello che stupirà è che aziende di piccola dimensione, perché fatturano poco, diventeranno aziende di grandi dimensioni in un lasso di tempo che non era possibile prima, perché prima andavamo sempre per crescita organica, perché succedeva qui intorno, perché c'era una divisione totale tra nord e sud, perché al sud era impossibile, perché non c'era un ecosistema che consentiva questa crescita. Oggi non è così. E scopriremo che nei dati dei prossimi mesi scoprirete che ci saranno regioni che crescono di più nel PIL e saranno regioni del sud, perché questa idea del confine è un'idea che abbiamo dentro, conservativa, anche protettiva a volte, e questa tecnologia che avanza e che ci mette a dubitare su qualsiasi cosa e ci stupisce, e ci mette di fronte a questo fattore che è, secondo me, eccezionale ed eccellente. Che cosa sono i nuovi confini? Quindi il percorso è stato fatto, abbiamo sdoganato questa idea di parlarne di innovazione, abbiamo sdoganato l'idea di farlo con una comunità molto grande, quindi piccola industria è diventata una comunità grande. Questa non era un'assemblea, dovevamo fare una cosa tra amici, e siamo tanti perché siamo veramente una grande comunità e stiamo tutti interessati a parlarne. Siamo anche interattivi, le persone che sono qui sono persone eccellenti perché hanno qualcosa da dire e non solo la propria esperienza, ma si mettono in gioco giorno dopo giorno. Io credo che il compito che abbiamo svolto in questi 4 anni sia quello di riuscire a avere messo a sistema questa opportunità di contaminarsi, di scambiare delle opinioni e di guardare avanti. Io vedo un'industria attualmente rilegata in questa PMI italiana che ha delle opportunità enormi. Il mondo ci aspetta e allora noi dobbiamo trovare questi mezzi, no, per riuscire ad arrivarci. Quando si parla di tecnologia, come ieri sera Alberto Mattiello ha raccontato, e io ho visto le facce illuminate di chi pensava questa cosa la potrei mettere da me nella mia azienda, e poi questa diventa una scusa ovviamente, perché effettivamente questo diventa un acceleratore. Penso che il primo passo sia stato fatto. Abbiamo gettato delle basi. Abbiamo raccolto una presidenza ingombrante, perché molto capace, quella di Vincenzo Boccia, e perché ha attraversato un periodo difficile, perché l'Italia non è andata in crisi nel 2008. Nel 2008 ha perso 6 punti di PIL, come in altre parti del mondo, ma l'Italia è andata in crisi nel 2011-2012 perché l'Italia non aveva più credibilità, era mancata la fiducia nel sistema paese. Questa la stiamo riguadagnando grazie alla classe imprenditoriale, grazie alle imprese che sono resilienti, che hanno fatto vedere che sono capaci di resistere ma di cambiare. E questa idea di forza noi l'abbiamo trasmessa. Io penso che il vero messaggio sia stato questo, e anche quello che è un po' l'eredità di questo grandissimo gruppo è che le imprese ci sono. Grazie, 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 grazie. Beh, diciamo che io posso dire, avendo vissuto 3 presidenze di piccola, che hanno avuto tutte delle caratteristiche, a mio avviso, uniche nel loro genere. La tua sicuramente è stata quella che più di altre ha sempre traguardato oltre, infatti ti chiamo l'imprenditore impaziente, che non fai a tempo arrivare in un posto che già stai guardando l'altro, e diciamo come se su tutte le cose fosse scritto più in là, l'ha scritto Montale in Ossi di Seppia, però è una poesia che ti si addice molto, e a volte prendevi una velocità che non tutti riuscivano a venirti appresso, e quindi qualcuno diceva ma dove va? Invece poi adesso credo che l'hanno capito in molti, e poi l'abbiamo anche voluto raccontare in questo libro di cui adesso mandiamo
l'anteprima, che è un racconto fatto da Domenico Lanzillotta sui 4 anni di questa presidenza esuberante insieme tua e dei vicepresidenti. Se mandiamo l'anteprima. Ah, già. Bene, io però chiederei a Domenico Lanzillotta, che è l'autore di questo libro, di dire una battuta su questo libro, perché lo abbiamo inondato di telefonate e di documenti. Quindi qual è stata la tua reazione a questa piccola industria che forse non conoscevi? Beh, intanto grazie per questa opportunità, perché veramente, ce lo dicevamo prima con Alberto, ho imparato tante cose scrivendo queste pagine. Però la principale è questa: se vi guardate alla vostra destra e alla vostra sinistra, tutti quanti, questo è quello che ho raccontato, niente di diverso da questo, da voi. E, imprenditori che fanno 3 cose, sono capaci e coraggiosi di una visione, visione che significa guardare al futuro ma volerlo portare già nell'oggi, una visione che si accompagna ha degli strumenti che aiutano a mettere a terra questo futuro e a trasformarlo nel presente. E poi la terza cosa, che quella che devo dire mi ha sorpreso più di tutte, è la capacità di stare sul territorio. Troppo spesso anche noi giornalisti raccontiamo Confindustria come un sistema di rappresentanza. Spesso sul territorio, dal lato degli imprenditori, rischia di essere vista come una realtà che offre servizi, servizi importanti, ma servizi. Quello che invece ho visto e che ho cercato di raccontare è una Confindustria che è presente in mezzo alla gente, che è presente nel territorio, che ha qualcosa da dire e da dare. Questo in estrema sintesi è quello, Domenico, che trovate in queste pagine. Dal momento che si parla di innovazione, il libro è anche innovativo tecnicamente perché funziona. Ci spieghi come funziona? Sì, il libro è anche innovativo perché le 170 pagine non bastavano a contenere tutto quello che questi 4 anni sono stati. Quindi trovate una serie di simboli che, ripresi con il vostro cellulare, vi danno la possibilità di accedere a ulteriori contenuti, e quindi è una sorta anche di archivio multimediale di questi ultimi 4 anni. Grazie. 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 Io adesso però chiedo per correttezza che i nostri vicepresidenti si alzino, perché sono tutti, sì, citati nel libro. Se vi alzate un attimo per un applauso anche voi, tutti. Bene, grazie Alberto. Grazie.